Ora si registrerà la conferenza. Sì, ciao a tutti, bentornati. Adesso ripartiamo con i nostri appuntamenti settimanali di incontri per quanto riguarda gli strumenti, il sito Humans, strumenti non solo sito, ma strumenti affini. In questa settimana ci siamo sentiti via email, soprattutto ci sono stati degli scambi, degli approfondimenti, mentre adesso Virginia sta continuando a lavorare al documento, noi cerchiamo un po' di tirare le fila e vedere se c'è qualche altro piccolo passo in avanti che possiamo fare. Allora, riparto dalle discussioni che stavamo facendo nelle mail, anche per lasciare appunto una traccia qui anche durante la riunione. Diciamo che per quanto riguarda l'analisi del sito di Humans, quindi in questo momento magari mi concentro un attimo prima sulla parte solo di sito, perché poi tutta la parte di community dobbiamo ancora decidere un po' insieme. Ho cercato di analizzare un po' quelli che sono, diciamo, non voglio usare la parola utenti, quali sono le persone che si avvicinano a Humans e come possiamo fare in modo di comunicare in maniera corretta, in maniera da poter rispondere a quelli che sono i loro bisogni, non tanto i nostri di cosa vogliamo tirare fuori, ma prima di tutto di pensare cosa potrebbe servire a loro. Ho cercato di dividerli pensando quelli che sono un po' i cittadini, delle persone normali che si possono avvicinare a noi, cercare di capire quali sono i loro bisogni, poi vedere quali sono i bisogni di noi che siamo un po' gli organizzatori e i coordinatori, gli attivatori, di questo gruppo, e poi anche delle realtà esterne che potrebbero essere interessate a noi. Quindi tutti questi tre tipi di gruppi hanno anche dei bisogni leggermente diversi. Il primo gruppo di persone probabilmente si avvicinerà, quando si avvicina a noi, vorrà capire se questo è il posto giusto, corretto, in cui si trova, deve capire quali sono le linee guida e quali sono i principi su cui si basano. Su cui si basa questo sito. Vuole capire un po' chi c'è dietro, vedere le persone che ci girano intorno, e magari cominciare a vedere che cosa è stato fatto, quindi leggere gli articoli, documentarsi, capire quali sono le attività che sono state fatte. E infine, dopo può cominciare a pensare. Ok, dopo che ho visto che cosa c'è sul piatto, ma io in questo momento che cosa posso fare realmente? E lì andarli a presentare quindi direttamente poi le iniziative, quindi cosa posso fare? Stop global warming, ok, avrò poi la mia landing page con tutto il mio bel calendario, gli appuntamenti delle riunioni. I link alla documentazione con tutti i wiki, tutti i documenti per le campagne e anche le possibilità di firmare, di sostenere la campagna, quindi avere tutte le informazioni racchiuse lì, cioè proprio spingere l'utente a dire: ok, ma questo è quello che posso fare, qui trovo le informazioni, e quindi cosa posso fare? Posso partecipare alle riunioni settimanali, oppure partecipare alla costruzione di un documento condiviso. Dall'altro lato, ci siamo noi, gli attivisti, attivatori, coordinatori, gli iscritti, tutto il circolo delle persone che già conosce le attività di Humans, che ha degli altri tipi di bisogni, che sono quelli appunto di rimanere in contatto con le persone rimanere aggiornato sulle attività che sono in corso, oppure qua dobbiamo decidere, vedi, per esempio, se uno vuole poter ricevere tutte le attività, le notifiche su qualsiasi tipo di attività,
oppure probabilmente solo su quelle che gli interessano. Da questo punto di vista, soprattutto abbiamo provato anche a guardare cosa fanno le altre organizzazioni un po' simili a noi e abbiamo visto che come alcune organizzazioni più strutturate, come ad esempio utilizzano dei forum avanzati di tipo Discord, hanno una chat con dei multicanali dove è possibile seguire un argomento più in maniera più approfondita, poi ci sono delle chat dirette, c'è la possibilità di avere uno spazio su cloud, per esempio gli spazi su cloud sono per mettere, anziché usare Google Drive, perché magari non vuole seguire tanto, non vuole stare tanto su Google, si potrebbe ipotizzare di avere uno spazio su un server nostro che gestisca queste cose. Per quanto riguarda il wiki, Andrea segnalava che effettivamente non c'era un vero e proprio paragone con un wiki vero e proprio, però avevano un Etherpad, comunque sia un sistema di condivisione di documenti, ma non è la stessa cosa. Etherpad è un competitor di Google Docs, Grazie. cioè scrivi un documento e lo condividi con un link. Ok, sì, questo quindi l'argomento degli strumenti è molto complesso, cioè può prendere tanti strumenti, effettivamente bisognerebbe capire come e quali attivare. Giusto per concludere, l'ultima parte del discorso era su come fare un certo tipo di comunicazione. La chiamo un po' B2B, ma non prendetela male come business, nel senso di quale rapporto bisognerebbe creare, che era quella che chiedeva un po' il your proposal, cioè anziché lasciare solo l'idea del join, quindi iscriviti e seguici, ma proprio mettiti tu, dici tu che cosa sei, costruiamolo insieme, noi ti siamo di strumento sia come singolo e anche come altre associazioni, e questo avevo provato a declinarlo in questo sottomenu che appunto diceva a partire dalla tua proposta, partecipa alle riunioni oppure collegati al network, iscriviti per collaborare sul wiki, oppure appunto cerca di arrivare a diventare un attivista di Humans. Sì, questi erano i ragionamenti che più o meno mi avevano portato a creare questa proposta di modifica nelle voci di menu del sito. Queste modifiche potrebbero essere fatte sia in WordPress, in Drupal, non sono legate alla scelta tecnica, ma è proprio una scelta di comunicazione e organizzazione che prescinde poi, cioè se dovessimo decidere di fare il sito in WordPress, comunque sia, è un ragionamento che andava fatto anche alla base e prima. Spero di aver detto tutto, anche in maniera un po' confusa, scusate. C'è stata poi anche l'email di Andrea, no? Che ha dato il suo contributo in questi giorni. Andrea, se magari ce la sintetizzi l'articoli. Allora, io nella mail in realtà raccontavo alcune cose che mi sono dimenticato, ma anche qualche cosa che mi ricordo. Dunque, la parte che mi ricordo, fondamentalmente io avevo guardato nella mail di Stefano, avevo visto i tool che appunto messi lì a titolo di esempio di Extinction Rebellion e avevo visto che sono andati in una direzione non tanto dissimile da quella di cui ogni tanto si è parlato, cioè alcuni servizi che poi possono vivere anche separatamente. Ovviamente tutto sta a vedere se noi abbiamo la forza e la capacità di dotarci di cose del genere, però mi sembrava che loro
fossero andati in questa direzione, avessero attivato su un dominio una istanza di Jitsi, un'altra appunto con Etherpad, non mi ricordo più gli altri due oggetti. E questa era la cosa, una delle cose interessanti. Da quello che si poteva scoprire dagli indirizzi, domini e cose del genere, mi è parso di capire che loro si sono appoggiati su questi qua. Com'è che si chiamavano? Aspetta, vado a prendere la mail che vi ho scritto le cose. Gli islandesi. Esatto. Flocknet. Che era una realtà di cui avevo sentito in qualche contesto e che comunque fa più o meno le stesse cose che fa Always Data, di cui avevo accennato, che sono francesi. Intanto, appunto, io avevo guardato queste realtà, una francese, questa islandese, eccetera, che hanno una caratteristica imprescindibile da cui non possiamo spostarci, cioè tenere i dati in Europa. Poi appunto questa Flocknet c'ha tre o quattro country, adesso non mi ricordo, la Finlandia, la Romania, eccetera. E quindi in realtà la cosa interessante di questi islandesi o di dovunque siano la casa madre è che fa qualche cosa forse in più di Always Data, cioè mi sembra che nella loro offerta, almeno raccontano, che hanno automatizzato una serie di setup iniziali di strumenti. Praticamente loro ti mettono, dov'è che l'ho scritto? Ti mettono a disposizione dei tool. Com'è che si chiamava la mail? Secondo Virginia, questa me, qua. forse ti posto io il link che hai messo in email. Sì, Evoluzione no, delle. ma era semplicemente perché non mi ricordo. Evoluzione ecosistemica. Evoluzione, grazie, vediamo un po'. Oh, eccola qua, perfetto. Ho messo il link in chat delle app che. Sì, no, in chat, nella mail. Sì, io l'ho messo anche adesso in chat, dico. Ah, ok, l'hai messo tu in chat. Allora, queste non sono app in realtà, questi sono proprio tutti gli script di installazione che loro, tramite questo Softaculous, ecco, non mi ricordavo questo nome, ti mettono a disposizione. Ovviamente, vabbè, qua ci sono una serie di cose, tra cui se noi conosciamo, cioè alcuni sicuramente li conosciamo, altri boh, non ci interessano, sono tantissimi, ti mettono a disposizione di fatto un certo livello di automazione nell'installazione. Questo in che direzione va? Va in direzione di avere il servizio condiviso installato presso di loro, gestito. Quindi managed hosting. Ovviamente, siccome noi probabilmente non siamo in grado di prendere e installarci da zero l'aggeggio, dobbiamo almeno partire da una installazione fatta come si deve e poi lavorare solo sulla configurazione, creazione utenti e questi i vari aggeggi di questo genere. Quindi, secondo me, la morte di cui dobbiamo morire è una direzione in questo genere a cui si chiede, si fa una valutazione intanto sui costi dell'hosting, sui costi dello strumento eventualmente non fosse free, e comunque la maggior parte non sono free, magari ne costano poco, ma non sono gratis. E anche un impegno da parte di questi che ci offrono l'hosting per alcune attività che non siamo in grado di svolgere in solitudine. Questo è, secondo me, una direzione che ci può consentire un glorioso mix fra
fra il fare e il comprare. Cioè, noi siamo un po' sbilanciati sul comprare, evidentemente, perché è bello avere un server Jitsi, proprio poter vedere, poter fare il sizing per fare una serie di cose, però bisogna saperlo gestire, cosa che, e avere il tempo per farlo, cosa che non è esattamente banalissimo. Quindi, a parte il server Jitsi, che è l'ultima delle cose che ci preoccupano, perché ovviamente è solo una cosa, diciamo, aggiuntiva, le funzionalità principali sono quelle che ci devono preoccupare di più. Quindi, la cosa che descriviamo come lo strumento per fare il sito, per dire, affiancato ai tool per la community, affiancato eventualmente al tool per il wiki, affiancato alle altre cose. Se usciamo vivi dal discorso di decidere se dobbiamo attivare un single sign-on oppure no, che è un vincolo che è molto difficile da valutare all'inizio, secondo me, se quindi saltiamo questo step, tutti gli altri probabilmente sono delle installazioni standard. Cioè si parla con questi qua, gli si dice: ma che ne so, prendiamo 5 giga di spazio, un server fatto così, cioè si mettono insieme un po' le liste della spesa e poi l'attività di installazione una volta scelti i tool. E poi loro ci consegnano il tool vuoto con gli utenti di amministrazione, eccetera, eccetera. Cioè, questo è un pochettino lo scenario che mi faccio io. Ovviamente non lo so declinare, cioè non so dirvi se questa cosa, perché questo, vabbè, è ancora il solito discorso, se si compra Drupal piuttosto che WordPress o piuttosto che qualche cos'altro, però una volta scelto che cosa ci vogliamo comprare, la direzione secondo me è più o meno quella. Non so se qualcheduno vedeva, non so se tu Roberto vedevi una direzione diversa, perché questa è una via di mezzo, ce ne sono diverse, ce ne sono di completamente di cui non fai niente, compri solo il servizio. E c'è l'altro estremo in cui ti compri il server e poi hai un'interfaccia e devi andare lì e scaricarti il software che devi installarti, eccetera, eccetera. Allora, intanto salutiamo Cristian che si è aggiunto a noi Ciao Cristian, non l'ho visto. e poi ringraziamo anche Virginia che ci sta dando delle dritte rispetto alla riunione. Dice il patto di attivazione è lo snodo intorno a cui dobbiamo costruire. Saluti dal bunker. Siamo un'associazione europea fondata su un patto di attivazione. In effetti, questo è centrale. Quello che volevo dire rispetto a quello che hai detto, rispetto alle capacità interne, io penso che tra me e Stefano riusciamo a installare sia WordPress che Drupal. Su Drupal non ci sono problemi, su WordPress pure l'ho installato, quindi Stefano pure sa come si installa WordPress, non è difficile, è molto semplice. Quindi però il discorso che hai fatto tu, Andrea, lo potremmo sicuramente riservare per altre applicazioni, anche se ci sono molti tutorial in giro, quindi una volta che si fa la scelta, è chiaro che la strada è facilitata. Per esempio, ho visto che ci sono molte applicazioni interessanti sia per la community sia per altro. Quindi questo è sicuramente interessante. Dovremmo informarci un po' sui costi, sul pricing. E vedere un po'. Come ha detto Andrea, e come ci diciamo ormai questa è la sesta riunione che facciamo sul tema del sito, come io ormai ho detto fino all'esasperazione, centrale è la scelta se del CMS da utilizzare, del quale sistema di gestione dei contenuti, Content Management System, cioè se WordPress o Drupal, che io penso che la scelta, escludendo Joomla, si riduca a questi due CMS. Come sappiamo, per Drupal abbiamo la risorsa interna che sarei io, ma in realtà non avremmo tutta una serie di funzionalità se non coinvolgendo uno sviluppatore. Io sarei contento che noi oggi provassimo ad andare un po' avanti nel passaggio
non ancora decidendo, evidentemente perché non c'è Gilla, però se facessimo delle riflessioni rispetto alle funzionalità, come ha ricordato Andrea nella sua email, cioè lui, Andrea, tu hai scritto che non c'è un elenco delle funzionalità che noi vogliamo, quindi un po' rimane sospesa la scelta tra i due CMS, Drupal o WordPress. Quindi noi potremmo oggi, per esempio, ritagliare la discussione proprio sulla scelta del CMS, non decidendo, ripeto, perché poi eventualmente Gilla guarderà che oggi non può essere con noi perché sta lavorando al documento di sintesi delle riunioni precedenti, in modo che poi quando ci vediamo giovedì arriviamo ad una decisione. Personalmente il mio cuore batte per Drupal, come sapete, però se le funzionalità richieste sono quelle tipo le menzioni nei forum, le notifiche anche di creazione di nuovi contenuti per categoria di contenuto, per esempio, come aveva sottolineato Stefano, se uno vuole essere informato non su tutto, ma solo su alcune categorie di cose. Non che non si possano fare con Drupal queste cose, si possono fare anche con Drupal, però io non riesco a farle perché serve uno sviluppatore per implementare quei moduli che esistono per Drupal 7. Quindi noi se usassimo Drupal 7 tutti questi problemi non li avremmo e andremo avanti. Però non possiamo usare Drupal 7 e Drupal 8, gli sviluppatori di Drupal, la community di Drupal che lavorano gratuitamente, chiaramente tutte le migliaia di sviluppatori e programmatori che lavorano con Drupal non sono ancora arrivati a far passare tutti i moduli dal 7 all'8, che è il CMS che noi attualmente abbiamo installato sul nostro sito. Più in generale, poi vorrei che facessimo anche una riflessione, e quindi poi passo la parola a Miriam e Christian, che ancora non hanno parlato, su quello su cui ci sollecita Gilla, cioè il patto di attivazione. Siamo un'associazione europea fondata su un patto di attivazione, dice Gilla. E questo è lo snodo intorno a cui dobbiamo costruire il nostro Io ho sito. una domanda su questo. Sì, vai. Non sì. Io non ho capito questa frase, cioè, mentre siamo tutti d'accordo, evidentemente, che si basa tutto, ruota tutto attorno al patto di attivazione, io non ho capito quale ruolo ha questa cosa del patto di attivazione in relazione alla scelta della piattaforma. Cioè, come dire, è ovvio che ne so, un'associazione ha uno statuto e lo statuto è importante, ma non è che se de quando decidi di affittare la sede dell'associazione puoi farla solo in funzione dello statuto. Lo statuto, la sede. Cioè, non riesco a capire qual è l'interdipendenza. Prova a spiegartelo. Allora, perché il patto di attivazione è centrale? Perché gli attivisti che noi attivatori vogliamo coinvolgere dovranno avere, una volta che sottoscrivono il patto di attivazione, essendo a quel punto avendo un ruolo, per parlare con un linguaggio di Drupal, un ruolo, appunto, quindi permessi differenti per differenti funzioni del sito, noi dobbiamo guardare le funzioni del sito che vogliamo implementare. Allora, se dobbiamo solo, per esempio, dare l'accesso ad alcune aree di un forum, di un conto, se vogliamo dare l'accesso alla chat, a delle chat, a video chat, è un altro. Quindi le funzioni che noi diamo a chi sottoscrive il patto di attivazione sono strettamente legate alla scelta tecnica, sia per limiti soggettivi, cioè nostri, delle nostre competenze, che per limiti oggettivi, che sono quelli che derivano appunto dalla scelta del CMS. Per fare un esempio, Però se noi. aspetta, cioè entrambi i CMS hanno le funzionalità che servono a rispondere a questa domanda. Non è così, perché ribadisco, con WordPress, motivo per cui mi piange il cuore dirlo, ma se noi vogliamo le funzionalità tipo quelle della menzione nel forum, se vogliamo la funzionalità della notifica che avvenga che venga fatto in una maniera friendly. Ciao, non so chi tu sia, ma ti saluto. Se vogliamo tutta un'altra Certo. serie di funzionalità, WordPress è più avanti perché ci sono una serie di tool a pagamento,
per cui noi risolveremo il problema senza contattare uno sviluppatore che è quello che ci serve invece per Drupal. Quindi la scelta sostanzialmente si riduce a questo: o pagare dei servizi, come un po' dicevi anche te, Andrea, oppure affidarci a uno sviluppatore che non ci spari in petto migliaia di euro di spese per sviluppare determinati moduli che ancora non sono sviluppati per Drupal 8. Faccio un esempio: esiste una bellissima suite di moduli che si chiama Message Stack per Drupal, che consente queste cose. Per esempio, lavora su base di 6 moduli che lavorano insieme, e ogni utente registrato, o comunque l'utente registrato a cui noi diamo il permesso, ha la possibilità con un flag di iscriversi a una categoria di contenuto, oppure a una discussione in un forum, oppure ad un tag particolare che viene messo nel codice. Bene, a quel punto riceverà notifiche solo però questo modulo, io mi sbatto da circa un anno, non riesco a configurarli correttamente, nonostante abbia scritto anche agli sviluppatori che hanno aggiornato il modulo. Io in realtà sono riuscito ad applicarlo su Stati Uniti d'Europa subito.eu, anche a farlo funzionare. Ma non funziona come noi vorremmo, cioè mi dà degli errori. Quindi ci serve uno sviluppatore che lavori su quello se usiamo Drupal. Se invece usiamo WordPress, il forum di WordPress oppure Discourse integrato in WordPress, queste funzionalità sono già dentro il software. Okay? Quindi noi dovremmo solo pagare il software, come ci faceva il discorso Stefano con Discourse. Loro ti danno anche, se ho capito bene, Stefano, un minimo di assistenza nella prima installazione. Comunque c'è un livello di una community che ti dà supporto continuamente. Quindi ecco per motivo per cui io propendo per fare un nuovo sito in WordPress, anche se non lo conosco bene come Drupal, ma sarà occasione per me per imparare Aspetta, nuove cose. vuol dire, hai appena votato? No, non ho votato, ma il mio cuore propende Questo è come un sottotono per WordPress. voto. Amen. Nonostante sia un gioco per bambini, però Drupal è molto più difficile di WordPress. Però se ho imparato Drupal, insieme a Stefano, insieme a te, insieme agli altri, posso approfondire. Un sito con WordPress l'ho fatto, cioè il sud.it. Anzi, andatelo a visitare perché è molto bello, l'ho fatto con Simone. Però è un sito, è un blog, non è niente di più. Quindi non c'è un forum, non c'è una chat, non c'è una newsletter, ecco, questa cosa qui. Quindi questi sono più o meno i motivi per cui il patto di attivazione rimane centrale, sulla base degli strumenti che noi vogliamo dare agli attivisti che si registrano e che sottoscrivono il patto di attivazione. Non so se Miriam e Christian vogliono dire qualcosa. Allora, al volo io, perché io onestamente non ho competenze tecniche per dare consigli su questa scelta, quindi mi devo affidare totalmente alle vostre competenze. Però ecco, per me la cosa centrale è che si riesca in qualche maniera a rendere autonomi veramente gli attivisti. Nel senso che quello che vogliamo noi è che loro lavorino in autonomia, no? Finora, rispetto al cuore della politica.net, c'è stata poca chiarezza rispetto, ma proprio come era conformato, diciamo, c'era poca chiarezza rispetto agli strumenti a disposizione e documenti a disposizione. Per me, quindi, l'importante è che un nuovo attivista riesca intuitivamente a muoversi per reperire gli strumenti che gli servono e quindi ecco tutto ciò che ho scritto già nella mail e anche che riesca a connettersi con gli altri attivisti, perché questa cosa è mancata totalmente. Quindi scegliete voi il sistema più adatto, però insomma dal mio punto di vista quella è la cosa più importante, perché se non riusciamo veramente a far muovere in autonomia gli attivisti diventa un problema perché rimaniamo sempre in pochi. Quindi
si sa Siamo un po', stati cioè, registrati, eh? abbiamo Sacro registrato. Santo. Non ho capito. Scusa, scusa. No, No, dicevo, perché c'è dicevo, anche un po' registrati di... li abbiamo avuti perché sono circa 300-400 sul cuore della politica, però Sì. poi non li abbiamo coinvolti nelle discussioni, eccetera, e quindi li ricevono solo email, sono passivi fruitori della nostra elaborazione politica. Esatto, perché poi comunque è molto difficile per persone comuni afferrare il concetto che bisogna autoattivarsi in qualche maniera, no? Poi noi non siamo riusciti a seguirli, quindi c'è anche un po' di nostra pecca, però loro vogliono essere coinvolti. Su questo mancheremo sempre perché abbiamo tantissime cose da fare, quindi perlomeno il sito deve essere abbastanza intuitivo da permettergli di fare il più possibile da soli. Solo questo. Quello che si Poi dicono no. quelli che parlano bene, Miriam, è che il sito deve essere friendly. Quelli Friendly, che parlano yes. bene. Of course. Va bene, non ho altro da aggiungere. Vai, Bene. Cristian. Il motivo per cui io penso che buona parte delle possibilità di sviluppo di questa cosa qua si basino sulla possibilità di costruire un wiki, un repository di conoscenze liberamente utilizzabili in lettura e in maniera profilata modificabili da tutti coloro che hanno una sorta di iscrizione, di diciamo, investitura, eccetera. Questa cosa era sempre un po' il contributo su cui batto, perché è una cosa oramai abbastanza standard, è conosciuta da tutti anche per altre piattaforme e crea collaborazione automaticamente, cioè la gente va e si fa le pagine, ci vuole solo qualcheduno che tenga in ordine le cose perché non si creino, diciamo, doppioni o cose un po' a vambera. Questo facilita molto, secondo Vai Christian. Grazie, scusate, non ho messo sulla telecamera perché sono un pochettino giù e niente, non sono un bello spettacolo, capita anche a Cristian Pepe. Credo. Attiva la cam, secondo me sei splendido come al solito. Sono gli occhi dell'affetto che parlano, Roberto, purtroppo non quelli della realtà. Va bene. Allora, come Mira, io non ho nessuna competenza tecnica a riguardo e sì, sono perfettamente d'accordo, perché anche l'unica che capisco quando parla di tratto qui dentro. Io, ragazzi, quello che aggiungerei da quello che ho detto la volta precedente è una cosa un po' pratica, no? Non so se la ci avete pensato. Avete pensato a fare una semplice plan, un piano su carta, su come verrebbe la navigazione, su come apparirebbe all'usufruitore, allo user, no? Qual è il viaggio all'interno del sito, di quello che ci sarà, l'utilizzatore farà. Ecco, queste sono state le mie riflessioni dalla ultima riunione a quella ad oggi, sinceramente, un po' iniziare a fare a rendere un po' grafico, visuale il tutto. Poi sulle cose molto super tecniche, ragazzi, mi sembrate tre cervelloni a riguardo, vi lascio super fare. Scusa, perché Miriam non c'è il cervellone? Oppure chi è il quarto che non ha il cervellone? Io, Miriam c'è un gran bel cervellone, ma credo che voi siete dei cervelloni su questi marchingegni del 2020. Io sono un po' ancora del Rinascimento, Cristian, capito? hai Per me detto una cosa sono un... Io fondamentale. Hai detto una cosa sono fondamentale, dell'umanesimo puro. quello che un po' aveva sintetizzato Stefano, cioè il flusso delle informazioni, no? Il flusso degli input che deve ricevere chi visita il sito. È quello che l'aveva detto anche Miriam. Voi l'avete detto in altre parole, ma in realtà è quello fondamentale che dovremmo fare. Probabilmente tradurre delle slide questo flusso sarebbe utile, proprio con le freccette, rispetto alle varie aree, distinguendo tra attivatori e attivisti e coordinatori e così via.
È proprio questo, il flusso che deve avere l'utente sul sito, quello che hai detto te e quello che ha detto in altre parole anche Miriam, è centrale. Adesso non lo dico per farvi complimenti, ma è proprio così. Però io chiederei magari anche di immergerci nei panni di chi li utilizza, di chi è fuori, di chi sa pochissimo di noi, sai, a volte quasi di un bambino di, non lo so, di 12 anni, 13 anni che si affaccia, così è tutto molto semplice e lineare, cioè gli pare il passo dall'altra parte. Detto tra noi, se avete registrazione, ragazzi? Sì. Sì. Cioè, tanto ragazzi, io saluto chi ci ascolta, ragazzi, baci abbracci. Cioè, rischiamo un po' di, come dire, cioè, noi sappiamo tanto di noi, ce la sappiamo suonare, ce la sappiamo cantare. Chi non sa nulla di noi, mettiamoci nei loro panni. A volte penso, se io dovessi raccontare tutto quello che sto facendo, facciamo un ragazzino di 12 anni, come lo farei? Ragazzi, mi sento Gesù Cristo a dire queste cose. Hai detto cose importanti, Ah, Luisa. dai, sì, ottimo. Stavo Quando guardando, però Christian però non è nella mailing list, nella mail che ci stavamo scambiando. Infatti sono andato a controllare perché probabilmente sarebbe stato contento di vedere anche qualche immaginetta l'abbiamo cominciato a fare, lo user journey che tu stavi di cui stavi sottolineando l'importanza, è proprio quello su cui appunto stiamo cercando di ragionare anche insieme. Ed è giustissimo anche quello che dici di provare a guardarlo con occhi altri, quasi gli occhi di un bambino, mi piace anche come immagine. Posso approfondire un paio di concetti, due minuti, sempre Presto. per cercare di approfondire la questione tra i due CMS e anche questioni di server, perché quello che diceva Andrea all'inizio, giustamente, l'importanza che dobbiamo basarci su server basati in Europa, che siano compilanti con tutte le nostre necessità di privacy, e per fortuna. Da questo punto di vista, per esempio, però volevo ragionare un attimo. Perché abbiamo guardato come esempio Extinction Rebellion, ma per esempio loro hanno altri tipi di bisogni e tra l'altro io non sempre sono convinto che noi vogliamo avere quegli stessi tipi di bisogni. Perché, e vi spiego anche perché, per esempio anche per dire, la scelta di voler fare Signal o di usare per dire linguaggi criptati, cose nascoste, per loro è importante perché fanno un tipo di disobbedienza civile in cui bisogna organizzare magari anche delle azioni, diciamo, ai limiti della legalità, in cui magari è importante andare a sottolineare quanto deve essere segreto o mantenuto questo discorso. Io credo che invece nel nostro gruppo, almeno io la intendo così, ma spero di non sbagliarmi, dov'è la disobbedienza civile o quello che organizziamo, anzi, deve essere reso il più pubblico possibile. Cioè, io se mi autodenuncio nel voler fare prima le cose, quindi voglio guardarli, ma non sempre sono convinto che quel tipo di scelte siano per forza quelle giuste. Cioè, preferisco anche avere più trasparenza piuttosto che più segretezza, diciamo, da un certo punto di vista. E a questo mi collego anche un attimo alla gestione della sicurezza, perché tra uno dei fattori discriminanti nella scelta tra i due CMS, di solito giustamente si parla molto spesso un po' dei fattori di sicurezza come di Drupal che sia più sicuro. Ed è sicuramente, questo è vero, probabilmente è anche molto vero, però è anche vero, per esempio, io facevo siti in WordPress 10 anni fa e me li craccavano, me beccavo sempre un sacco di schifezze, di spam, è vero. È anche vero che un po' le cose sono cambiate ed è anche vero che basta
veramente basta mettere un paio di plugin intelligenti e fare un minimo di attenzione nelle configurazioni che anche i livelli di sicurezza di WordPress sono di ottima nota, non hanno nulla da eccepire. Quindi basta fare attenzione nell'impostarli e crearli nella maniera giusta. L'ultima parte, volevo ricollegarmi a quello che prima di iniziare dicevamo anche che il content is the king, eccetera. Perché, per esempio, io con Drupal, sicuramente perché non lo conosco ed è sicuramente una mia mancanza. L'altro giorno lo riguardavo, ma ho difficoltà nel gestire i contenuti editoriali, cioè non riesco mai a capire questa è una pagina, questo è un articolo, e mo dove la faccio la categoria, ma ripeto solo perché probabilmente sono io che non lo conosco come strumento. Mentre con WordPress, sia io che credo sia più facile trovare gente che riesce più o meno a smanettare, anche un po' perché è più semplice. Quindi, volendo guardare i pro e i contro, ce ne sono di diversi che ci portano verso WordPress. Il grandissimo contro, però, per cui io in questo momento non voglio ancora votare nella scelta, è perché comunque rifare il sito richiede tempo, ripassare i contenuti, non è tanto complicato, ma è proprio il tempo, fai clic, imposta qui, clicca là e se ne va solo quello. Quindi per ora non voto ancora. Ok, infatti i seggi sono chiusi perché manca la nostra Gilla. No, 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 No. no, io voto e voterò, visto che capisco di tutto ciò che dite, voterò per chi ha preso meno voti. Ancora non ci sono i voti pubblici, c'è solo una propensione per WordPress. Ma com'è il concetto? Informarsi per deliberare, mi devo informare Vabbè, molto prima. ma scusa, una votazione di indirizzo. Mi sentite? Sì. Che intendi di indirizzo, Andrea? Se ci guardiamo in faccia e siamo tutti per WordPress, dico un'ipotesi, smettiamo di stare a cacciarci del problema delle elezioni, no? Come dire. Cioè abbiamo capito che non c'è tanto, non c'è nessuno che vota per ipotesi, no? Adesso poi i voti si pesano e non si contano, arriva Gilla, dice Drupal e si ricomincia da capo. Però era per avere appunto un'indicazione, se più o meno stiamo, diciamo, man mano prendendo una cosa che assomiglia a una decisione, una direzione precisa, questo ci facilita e ci accelera le cose. Sì, poi Magari. giusto per aggiungere al foglio dei pro e dei contro, per esempio le altre difficoltà che si trovano con Drupal, perché ad esempio è più complicato trovare uno sviluppatore e di solito costano anche di più, ma è una chiara questione di mercato, ce ne sono di meno, sono più specializzati e costano in genere anche di più, mentre magari un aiuto, una mano su WordPress è più facile in teoria trovarla. Però io continuo a ripetere che è vero, abbiamo tutti la propensione magari per andare lì, però chi lo fa? No? Cioè, se dovessimo pensare ci deve servire un aggiornamento del sito per il 12 dicembre o per i primi di dicembre perché abbiamo delle importanti scadenze. Beh, non si fa tra l'oggi e il domani e soprattutto, come dicevo prima, richiede, non è complicato, richiede tempo di mettersi lì, clicca qui, sposta lì, fai. Beh, diciamo che questo, chiaramente la scelta di WordPress porterebbe a costruire il sito o in maniera condivisa su un altro host, che sarebbe magari quello che poi compriamo,
quindi decidendo l'host e lasciando per il momento il sito online su Drupal. Quindi il lancio del nuovo humans.eu, io penso, Stefano, che sia da escludere per i primi di dicembre. Non ce la facciamo, a meno che non decidiamo di restare su Drupal. E quindi sì, ci sarebbe molto lavoro da fare perché si tratterebbe materialmente, non so se esistono dei plugin di migrazione da Drupal a WordPress, facciamo una piccola ricerca. Migrare, anzi in inglese la facciamo. How to migrate from Drupal to WordPress. Ma scusa, voi state parlando del sito eumans.eu? Ok, io non ho una coscienza di quanto materiale c'è sopra, nel senso che ne ho viste le parti, ma magari c'è tutta altra roba che poi non ho navigato e quindi, cioè io ho visto una serie di pagine, una serie di cose, eccetera. Parliamo di rifare, di cominciare replicando quello. Pronto? Sì, solo che ci vuole anche solo replicarlo, cioè, nel senso, No, ci no, sono delle una volta ore che il framework è lavoro, una. pronto, una volta che il framework è pronto, diciamo le impostazioni, la grafica, che ne so che cosa, si parla di funzionalmente, oppure ci sono delle cose che magari semplicemente io non mi sono, cioè è contenuto, è un sito, si naviga, il menu, eccetera, ci sono delle, c'è la parte di traduzione, ci sono queste cose qua che conosco, perché non so, magari sto parlando di cose No, no, per che installare WordPress ci vogliono 5 minuti, così come ci vogliono 5 minuti per installare Drupal. Il problema sono i contenuti, migrare i contenuti senza fare quel lavoro odioso di copia e incolla da un sito all'altro. C'è questo tutorial che vi ho messo in chat, quindi è possibile farlo. Quindi diciamo che il tempo è un fattore determinante perché probabilmente io già mi vedo Stefano, da Miriam, Cristian a fare copia e incolla degli articoli perché non riusciremo a migrare attraverso il tutorial e quindi effettivamente c'ha ragione Stefano, ci vuole, questo è uno dei contro evidentemente, che se partiamo da Drupal abbiamo già il software installato, configurato. Si tratterebbe solo di qualche clic per modificare il menu e poi occuparci degli strumenti. Però, ripeto, io propendo al momento finché non troviamo uno sviluppatore, e non lo stiamo trovando, non lo stiamo nemmeno cercando a dire il vero, e quindi forse il passo successivo per avere chiaro l'orizzonte di questo Drupal versus WordPress sarebbe quello di scrivere nella comunità di Drupal, magari qualcuno che in inglese scrive bene, registrarsi sul sito, scrivere nella comunità di Drupal, mettere i nostri bisogni e le nostre funzioni, le nostre esigenze e vedere chi ci contatta per farci dei preventivi. Cioè, per esempio, se noi vogliamo configurare Message Stack, e che cazzo, è a pagamento, qualcuno saprà farlo. Se noi vogliamo implementare il modulo mentions a pagamento, qualcuno Cos sarà capace che di cos'è farlo. Message Stack? E quella suite che vi ho linkato che consente di flaggare i contenuti e ricevere le notifiche solo per quelle categorie di contenuti o solo per quel contenuto, o ad esempio nel forum, solo da un forum o solo da una discussione. E poi consente anche di mandare messaggi privati tra utenti o tra più utenti o tra un utente one to one. È una suite molto interessante, una sessione di rete lenta, ma vabbè. Mi sentite bene, sì? Sì. Ok. Allora, non lo so, se vogliamo aggiungere qualcosa, se vogliamo aggiungere qualcosa, l'aggiungiamo, altrimenti sono le 7:30. Ci siamo dette cose molto interessanti. Non so se avete qualcosa da aggiungere tutti voi, Miriam, Andrea, Stefano, Cristian. Nonostante tutto, vi voglio bene. Anch'io ti voglio bene, Cristian, e voglio bene a tutti. Brava Miriam. Bella. Ce ne andiamo con questa certezza, ci vogliamo tutti molto bene.
Per dire alla Pulp Fiction, una citazione che fa spesso Gilla, continuiamo a farci pompini a vicenda. Eccoci. Il mitico Wolf. Dobbiamo Non è smettere. giunto. Va bene. Tac, tac. Ok, Stavo se siete d'accordo, guardando. se non avete qualcosa da aggiungere, io sospenderei intanto la registrazione. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? No, no, Che resti? ciao. Salutavo. Ciao a tutti.